Ciao a tutti, sono Filippo Baldirossi. Oggi ho portato qua con voi un po' di oggetti che mi hanno caratterizzato la mia carriera dentro e fuori dal campo. Partiamo da questa retina, che è la retina del campionato che ho vinto in Lega 2 a Trento e la ricordo con grandissimo calore. È stato un campionato bellissimo, eravamo una squadra giovanissima, è stato il mio primo anno a Trento e nessuno si aspettava che noi vincessimo il campionato, invece andò così, con una semifinale strepitosa contro Torino e una finale contro una Capodorlanda piena di veterani che anche lì tutti ci davano spacciati, però con molta garra e molta voglia riuscivamo a portare a casa. Il secondo oggetto che ho portato qua con voi oggi è questo gagliardetto qua, che praticamente è l'ultimo europeo che ho fatto nel settore giovanile Under 20 e a Bilbao, e dove la finale la giocammo contro la Spagna davanti a un palazzetto pienissimo, ma fu comunque una festa anche se arrivò una sconfitta, perché c'erano tutti i nostri genitori, familiari, cugini, zii che vennero là per noi per fare il tifo, e quindi sicuramente per quanto riguarda il settore giovanile è stato un bellissimo, bellissimo ricordo che ancora adesso ricordo con grandissimo piacere. Il terzo oggetto che ho qua con voi oggi è questa medaglia qui, che è la medaglia della vittoria della Champions League che ho realizzato con la Virtus Bologna nel 2019 in Belgio, e è stato l'unico trofeo che sono riuscito a vincere con la Virtus, e diciamo che per come sono affezionato a quella società lì la porto con me con grandissimo onore, grandissimi ricordi, più di 1000 persone che ci hanno seguito là, e quindi fu una trasferta per noi incredibile che non scorderò mai per tutta la mia vita. Passiamo all'esterno del basket, e quindi qui vi presento Gaia, la mia ragazza, e questo è un viaggio che abbiamo fatto insieme in Sardegna, direi, e però l'abbiamo appesa in casa, non facciamo troppe foto nelle nostre vacanze, però questa è stata molto significativa perché è stata una bellissima vacanza dove c'erano andati degli obiettivi della nostra vita, tutto quanto, e quindi l'abbiamo voluta immortalare, e in tutte le case dove ci spostiamo, quindi anche qua Reggio, è nel nostro salotto che ci fa sempre compagnia. L'ultima diciamo news, notizia, è l'ecografia che io e la signorina che vi ho presentato prima diventeremo genitori a dicembre. Sicuramente è un'emozione pazzesca, diciamo che sia io che lei non eravamo pronti, è il primo giro di boa, e quindi sicuramente la stiamo vivendo molto molto bene, e mi sto anche emozionando adesso perché comunque è una cosa molto molto importante, e niente, noi lo aspettiamo. Questa è la morfologica che abbiamo fatto il 3 agosto del 2021, e quindi ve lo presenterò poi al palazzetto. Tutto qua.